Claudia? Che c'è? Che cos'è questa cosa? Qua. Guarda, che cos'è questa? Un pacco. È un pacco. E questa qua che cos'è? Claudia, ma questa qua? È una pergamena. È una mappa del tesoro. Fammi vedere. Claudia, questa qua è la mappa del tesoro. Dammela subito. Dammela questa mappa. Claudia, dammi quella mappa, voglio vedere che cosa c'è scritto. La mappa l'ho trovata io ed è giusto che io, Vittorio, conduco al tesoro tutti quanti, no? Quindi dammi a me la mappa. Qui. Allora, quindi, noi adesso siamo qui a casa, quindi vai, dobbiamo percorrere il percorso e dobbiamo arrivare vicino al cancello. Poi dopo dobbiamo arrivare al mare. E infine alla X. Allora, quindi il prossimo obiettivo che dice la mappa è quello di andare vicino al cancello. Voi che dite, Mash e Daffy? Rimanete qui a casa a fare la guardia mentre noi non siamo a casa? Sì? Mi sa che faranno la guardia loro qua, Claudia. Però prima di andare dobbiamo chiudere Mash e Daffy dentro. Mash e Daffy, coraggio, entrate dentro! Andate? Mash e Daffy, coraggio, andate dentro. Noi adesso usciamo, voi fare la guardia da casa. Dentro, pop. Ok. Dai il biscotto. Ah, dobbiamo dargli il biscotto prima? Sì. Ok, dov'è il biscotto? Da sopra. Questo? Sì. Oh, oh. Adesso... Ok, questo. No, da c'è una cosa. Ok, che devi fare? Guarda Daffy, poi fa il giocoliere. Tieni Daffy. Poi guarda Masha. Masha, seduta. Masha. Seduta. Masha, seduta, bravissima. 5. Ma com'è brava. Perfetto, fate la guardia alla casa e al televisore, ok? Ok, siamo pronti a iniziare la nostra caccia al tesoro. Andiamo. Aiuto, sono rimasto intrappolato qua. La medusa, che schifo sta cosa della medusa. Claudia, non riesco più a uscire da sta cosa. Grazie. Grazie, sono salvo. Bene. Claudia, aspettami, non correre. Allora. Ok, allora, questo qua dovrebbe essere il cancello che dice la mappa. Sì, sì. Guarda, fammi vedere. È questo qua. Questo qua dovrebbe essere il cancello, è proprio uguale. Quindi dobbiamo andare pure al cancello. Proprio uguale. Claudia, non lo chiudi il cancello? Ma perché lo devo chiudere io? Dove vai? Non mi lasciare da solo! Claudia! Chiudere io il cancello. Che se non lo faccio io non lo fa nessuno. Andiamo qua. Le chiavi. No, metti queste. Ecco fatto. E voilà. Cancello chiuso. Ciao casetta. Ciao scivolo, ci vediamo dopo. Claudia! Allora, siamo appena usciti dal cancello e qui la mappa dice che dobbiamo andare verso sinistra. E verso sinistra troveremo il mare. Quindi il cancello stava lì e stiamo andando a sinistra, quindi dobbiamo continuare per questa strada. Tu lo sai dov'è il mare, Claudia? Sì. E dove sta il mare? Non c'è bisogno della mappa per arrivare al mare. Ah, no? No. E di cosa c'è bisogno? Dei piedi. Ah, ok, io i piedi ce li ho, quindi posso arrivare al mare. Siamo al mare. Oh, c'è un signor gatto qua sotto. E io anche io sono allergico al gatto. No, Claudio, dove vai? Non scappare. Insieme. No, oh. Vieni qua vicino. Se no ti inquadro il sedere. Occhio alla macchina. Occhio alla macchina. Occhio alla macchina. Occhio. Eccolo, lo vedo il mare. È laggiù. Vedo un ombrellone. Il mare è qua vicino. E quindi anche il tesoro è qua vicino. Il mare! Siamo arrivati al mare. Sì, lo sento. Sì, sento la puzza dei piedi delle persone che si fanno il bagno in spiaggia. Che schifo. Claudia? Ciao. Lo sai che arriverò prima io di te al mare? No! Ah, eccolo qua, perfetto. Vittorio, ma non è quello. Cosa non è quello? È quello, cosa si sembra quello? Non ti sembra il mare quello là, Claudia? Vittorio, noi andiamo in un altro lido. Ah. Andiamo. Ok. Infatti andiamo proprio al lido Milano.
Claudia, se siamo arrivati, secondo te sarà questo qui il lido? Sì. Ok. Siamo qua. Bene, adesso che siamo arrivati qua al mare, come dice la mappa, dobbiamo cercare invece la X, ok? Vediamo di trovare questa cavolo di X. Tu per caso la vedi? No. Io non vedo un accidente. Manco io. Claudia, vieni un attimo a vedere una cosa qua. Ma questa qua non ti sembra una linea tratteggiata? Mm-hmm. Questa. Sì, ta. Sì. Ta. Ta. No. Ta. Ta. Aspetta. Sembra tipo la linea tratteggiata della mappa, guarda. Sembra tipo questa linea tratteggiata che sta qua sopra, qui, questa qui. Ta, ta, dobbiamo seguire questa. Ta. Oh mio Dio, ma quando finisce? Non lo so. Continua. Claudia, guarda, ci sta la X qua a terra. È proprio la X della mappa, guarda. La X della mappa. La X qua. Quindi vuol dire che il tesoro sta qua sotto. Uh-huh. E quindi sai cosa significa questo? Sì, sì. Che devi dobbiamo scavare. Come io? Devi scavare tu. E va bene. Però qualcosa da fare. Allora, facciamo così, che tu stai tutto il tempo a scavare qui, tranquilla, col bene, e io invece sto qua a godermi il sole. Che ne pensi? Vittorio! Che scava, c'è? Scava, prende l'altro paletto e scava. Ma perché devo mettermi a scavare io? Devi. No, basta. Io ho fatto già tutto quanto. Ho trovato la mappa, ho seguito le cose fino a qui, e quindi adesso devi scavare tu, capito? È equo, ah. Vittorio, ma la mappa l'abbiamo trovata insieme, tutte e due abbiamo percorso il percorso, come si chiama, tutte e due insieme, quindi prendi un'altra paletta. Dai che dopo ti compro uno di quei gonfiabili là bellissimi che stanno dietro di te, se fai la brava, vai. No. Va bene, metto a scavare io. Va bene, allora. Basta, sono stanco. Ma come? Non ce la faccio più. Ma ho scavato fino adesso, visto? E chi ce la fa? Fai un po' pure tu però, perché devo fare soltanto le cose io? Sì, guarda, aspetta, ne faccio solo un'altra, Basta. Ora tocca a te. Facciamo una cosa. E stelle in piedi! Poco per ciascuno non fa male a nessuno, Sky. Tu sei pazza? Claudia mi ha sporcato tutto quanto di sabbia! Me la pulisci tu la maglietta? Sei pazza? Guarda quanto mi hai sporcato tutto quanto qui! Claudia, già è tanto che non ti sto sporcando di sabbia. Scava. Claudia va a sesare una paletta così. Claudia, le scarpe nuove. Sento il tesoro. Lo sento il tesoro. Sento il tesoro. Aspetta. Oh, Claudia, ho toccato qualcosa. C'è qualcosa qua sotto. Aspetta, c'è qualcosina qua sotto. Oh, l'ho trovato, Claudia. Guarda, lo vedi, sta lì? Sta là. Guarda, aspetta, fammelo prendere. È pesantissimo. Ce l'ho. Cos'è? Ok. Claudia, ma cos'è questo zaino super mega iper ultra figo? Con anche il È un trolley questo qua, che figo! Lo voglio io questo zaino. No, lo voglio io. No, voglio io. L'ho trovato io, lo prendo io.
L'ho trovato io. L'ho trovata. Ho scavato più di te. E chi è che ha trovato la X? Chi è che ha trovato la X? Cioè, c'era la X, non l'abbiamo mai scavato. E quindi è merito mio. È mio. È sbagliato proprio persona. Claudia, dammelo. No. Vittorio? Claudia, dammi lo zaino. Mio. Claudia, dove vai? Claudia, dove vai? Dammi lo zaino. La X qua sotto? No, non vedo nessuna X. Tu hai visto una X? No. Claudia, guarda qua quanti zaini abbiamo trovato in spiaggia. Tutti quanti gli zaini di Mitama. Qual è il tuo preferito? Allora, io voglio questo, io voglio questo e anche quello e anche quello. Il mio preferito invece è... Qual è? Questo. Quello, no, no, ma quello è anche il mio preferito. Trovatene un altro. È questo. No, pure quello è il mio preferito. Trovatene un altro. Va bene, io prendo questi qua blu allora e tu invece ti prendi quelli là. Trolley Run è super dinamico, super compatto e super organizzato. Il paraurti è rinforzato con dei mega effetti paillette. Dottor Trolley è super capiente, super dinamico e super resistente. Con doppio scomparto e si trasforma da zaino a trolley velocemente. Lo zaino New Plus è super capiente, super leggero e mega resistente. E la grafica io la adoro, in stile Urban Street. Lo zaino Upside è facile da aprire e chiudere grazie alla chiusura magnetica super facile Feedlock. E inoltre ci sono delle grafiche con effetti speciali e coloratissimi. Schienale e fondo imbottito. Tutto questo grazie a Mitama.